Possono partire, gioco di assoluta precisione. Bisogna posizionare la pallina sul cono, andare a riprendere l'altra. Bene, la squadra di Giovanni Sardi, qualche problema. Non ho detto niente. Squadra dei giovani, qualche problema per la squadra dei giovani sardi, vediamo un po'. Cosa? Qualche problema anche nello scambio per appunto a quei due. Banda bianca per in arrivo, quindi tutte e tre le squadre con la banda bianca in campo. Vediamo chi è più veloce. Mi sembra che i giovani sardi siano più veloci. Qualche problema per la squadra in arrivo, qualche problema ancora per attenti a quei due. Vediamo un po'. Quindi tagliano la linea d'arrivo, anche il gioco delle due tazze, possono partire. Vediamo chi sarà più preciso a svolgere il gioco delle due tazze. Tutti molto veloci, quindi banda bianca per la squadra dei giovani sardi, banda bianca per la squadra in arrivo. Vediamo un po', qualche problema per la squadra in arrivo, quindi brava. Arrivano per primi i giovani sardi, nel frattempo tuficano in arrivo. Vediamo un po'. E arrivano anche la squadra in arrivo, quindi banda bianca per la squadra, attenti a quei due. Ci vuole precisione, vediamo un po'. Bene in arrivo, bene giovani sardi. È un problema per in arrivo, anche qualche problema per attenti a quei due. E nel frattempo chiudono il loro gioco i giovani sardi. Era banda bianca in arrivo, banda bianca, attenti a quei due. Vediamo chi possono partire. Banda bianca per la squadra in arrivo, banda bianca per i giovani sardi. Vediamo un po' chi è più veloce, mi sembra leggermente più veloce la squadra dei giovani sardi. Vediamo un po', giovani sardi in arrivo. Ragazzi, all'ordine dello starter, si parte, gioco della corda, vediamo un po' chi è più veloce andare a recuperare il proprio compagno e tornare assieme senza mollare la corda. Vediamo un po', si agganciano in arrivo, si agganciano, attenta a quei due, si agganciano i giovani sardi, vediamo un po'. I giovani sardi
Aspetta per la ferrata, da quei due. E partono. Dobbiamo concludere anche da quei due, attenti a quei due.